Buongiorno e buona domenica a tutti. In questo appuntamento ormai consueto di aggiornamento domenicale vi parlerò di tre argomenti specifici cercando di farlo nella maniera più chiara e breve possibile. Il primo è il numero di persone contagiate positive al Covid-19 sul territorio comunale di Guarene. Vi ricordate nell'aggiornamento di mercoledì vi ho detto che sono stati eseguiti e processati 50 tamponi sul comune di Guarene, non cambia questo dato, non cambia neanche il dato dei positivi, che rimangono 11. 11, 4 sul territorio del comune residenti, 4 residenti a Guarene ma dimorati in altri territori, in altri paesi, 1 deceduto purtroppo, 1 domiciliato a Torino, quindi su un altro territorio, e vi ricordate, vi avevo detto che c'era una persona positiva, residente a Guarene, ma ricoverata presso l'ospedale di Alba. Purtroppo ho saputo poche ore fa che questa persona è venuta a mancare, è deceduta. Il mio primo pensiero, come nel caso del primo decesso, va alla famiglia, a cui porgo le mie condoglianze, da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione per questo momento davvero, davvero difficile. Quindi i casi di decesso sul territorio del comune di Guarene salgono a 2. Passerei con un po' di difficoltà, perché queste notizie non sono semplici da portare avanti, non sono semplici da comunicare, non sono semplici da gestire a livello umano, però passo subito al secondo argomento, che è un argomento più tecnico, più pratico, che è quello delle attività comunali che continuano nel rispetto dei decreti, ovviamente, però continuano, perché la gestione amministrativa, la gestione ordinaria, in certi casi straordinaria del nostro territorio, deve proseguire. Vi faccio un breve elenco di quelle che sono le attività che vedrete succedere o avete visto questa settimana. Infatti questa settimana è iniziata la manutenzione delle aree verdi. Alla fine del mese partiranno gli sfalci delle banchine e subito dopo la pulizia dei fossi, dopo gli sfalci. I cantonieri continuano a mantenere il nostro patrimonio, sia l'ordinario, in certi casi lo straordinario, quando ci sono problemi da risolvere. E un ruolo fondamentale lo stanno giocando gli uffici del Comune di Guarene, per tre aspetti in realtà. Il primo è quello di gestire l'emergenza, e quindi di fare il loro lavoro anche in fase di gestione dell'emergenza, ma di essere di appoggio e di supporto costante a noi amministratori, alla protezione civile, ai volontari che sul territorio operano giornalmente. Oltre a questo garantiscono i servizi ordinari, che per la verità qualcuno dirà è il loro lavoro, certo, però in fase di emergenza questo non è né semplice e né scontato. Una cosa che deriva molto dalla mia volontà, dalla volontà della giunta che rappresento, e che loro stanno facendo bene, e per questo li ringrazio, è quella di preparare quella che a me piace chiamare carta per i futuri lavori. Perché ripartiremo, e quando ripartiremo io voglio avere la burocrazia a posto, la mia giunta vuole avere la burocrazia a posto, e questo sta riuscendo molto bene, e li ringrazio per la seconda volta perché lo meritano davvero. Stanno facendo cose che vanno ben al di là del semplice dovere, e questo fa piacere, fa davvero piacere. Il terzo argomento di cui vorrei parlarvi oggi è la raccolta fondi Roero Emergenza Covid-19. Vorrei darvi un po' di dati, vorrei aggiornarvi su questa raccolta fondi di cui sono legale rappresentante, in rappresentanza dei sindaci del Roero, con altre associazioni del territorio. Finora sono stati raccolti 85.000 euro. È nostra intenzione non aspettare la fine della raccolta, quindi l'obiettivo dei 250.000 che ci siamo prefissati, ma bensì abbiamo già iniziato a spenderli. Abbiamo già iniziato a spenderli per il territorio. E vi dico come. Sono stati acquistati dei DPI, nello specifico sono state acquistate 5.000 mascherine per l'importo di 17.690 euro, 400 tute protettive per l'importo di 10.129 euro e 200 schermi protettivi per l'importo di 2.562 euro. Questo materiale verrà
da noi personalmente donato dalla cabina di regia, l'organo destinato a decidere come spendere i fondi, direttamente a medici di famiglia, medici di base del territorio del Roero, l'RSA del Roero e i medici che operano sull'ASGN2 nell'ospedale di Alba in questo caso. La cabina di regia, che si è riunita online nella giornata di venerdì, ha pensato e quindi deliberato l'acquisto di ulteriori DP per un, nello specifico, gli schermi protettivi per un valore economico di 2.000 euro, ma soprattutto ha deciso di, come dire, di investire questi soldi per azioni sì importanti nello specifico momento di emergenza, ma che rimangano sul territorio anche in un futuro. E vi dico come. Abbiamo deliberato di acquistare per un ammontare di 6.500 euro dei saturimetri, quindi strumenti utilizzabili oggi, necessari oggi, ma utili anche per il futuro. Per l'importo di 4.000 euro di termoscanner, quindi strumenti che misurano la temperatura corporea ad una certa distanza, e un'azione che io ritengo fondamentale, per cui ho insistito, per cui ho trovato il supporto dei partecipanti alla cabina di regia, è l'acquisto di ecografie portatili per un importo di 20.000 euro. Gli ecografie portatili sono fondamentali attualmente per una diagnosi clinica delle polmoniti da Covid, ma sono tranquillamente utilissimi dopo, in una seconda fase, possono essere utilizzati per il completamento di indagini diagnostiche durante una visita a domicilio. Quindi un'azione utile per l'emergenza attuale, ma utilissima anche per il futuro. Questi saranno destinati e donati a medici di base del territorio, per cui ci stiamo già organizzando, ovviamente con l'AS competente, per corsi di formazione. E quindi continua, ma cresce questa raccolta fondi per degli obiettivi fondamentali, quali DPI, ma ancora più importante, con l'acquisto di questi macchinari, di questi strumenti, possiamo, ripeto, essere utili oggi, ma essere utili anche domani. Quindi i beni che rimarranno sul territorio e i medici del territorio. Una terza azione che la cabina di regia si pone come obiettivo, un'azione un pochino più delicata, ma che si pone assolutamente come obiettivo e che ci mettiamo a disposizione, in collaborazione ovviamente con le autorità competenti, per procedere a acquistare tamponi o test sierologici da estendere a tutta la popolazione. Questo perché? Perché noi siamo convinti che una ripresa ci sarà, questa ripresa però deve essere sicura. Nella fase 2 di questa emergenza sanitaria si parla di avere come singole persone per poter lavorare i cosiddetti patentini di immunità. Ecco, qui c'è la nostra disponibilità come Roero Emergenza Covid-19 di andare in questa direzione, quindi di tutelare sì l'aspetto sanitario, ma senza dimenticare l'aspetto altrettanto importante che è quello economico. Questo vuol dire una cosa principalmente, che se oggi abbiamo raccolto 85.000 euro e abbiamo comprato tutto quello che vi ho detto, necessitiamo di altre risorse per azioni concrete e mirate. E questo è anche un ulteriore appello che faccio ai miei cittadini, rendendomi conto di un momento di crisi, nel senso che sono un piccolissimo imprenditore, quindi comprendo qual è la crisi attuale, però comprendo anche che una vera comunità possa sacrificarsi in maniera ulteriore per uscirne. E la donazione a questa, come altre campagne di raccolta fondi che sono state messe in piedi in questo periodo, può essere davvero un'azione concreta, anche se piccola, un'azione davvero concreta per andare verso l'uscita da questa grave emergenza. Io vi ringrazio e vi do appuntamento per il prossimo aggiornamento. Buona domenica a tutti.